Venditalia 2024 continua, ci troviamo allo stand di Spinel Macchine da Caffè SRL e siamo in compagnia del suo direttore generale Cesare Spinelli. Cesare, è un gran piacere rivederti finalmente dopo lungo tempo. Fabio, è un piacere e soprattutto è un piacere ritrovare gli amici di Vending TV. È un piacere ritrovarti perché a ogni occasione fieristica riusciamo a incontrarci, scambiare un po' di opinioni, ma soprattutto scoprire quelle che sono le novità che nel corso degli ultimi mesi voi avete messo in produzione. Sì, le novità sono tante negli ultimi mesi, c'è tanta carne al cuocere, l'azienda ha investito in innovazione, in ricerca, in nuove macchine, nuove idee che servono ai nostri clienti per offrire un prodotto di qualità in tazza. Le novità sono diverse, qui a Venditalia presentiamo il restyling della macchina Pinocchio. La macchina Pinocchio è la macchina storica di produzione Spinel, che però è ancora in gamma e molto ricercata sui mercati internazionali. Un'altra novità è MyCube. MyCube è una macchina per il settore Horeca, studiata per il settore Horeca, che presenta degli accorgimenti tecnici che la rendono idonea per essere installata nel settore ristorazione in particolare. E poi Coffee Tower. Coffee Tower è una macchina di sartorialità meccanica, una macchina che noi facciamo su misura sulle esigenze del cliente. Una macchina per gli amanti del caffè fatto bene, fatto di un caffè di qualità. Questa è un'evoluzione continua. L'ultima macchina che abbiamo presentato è stata proprio la Coffee Tower, esattamente poco meno di un anno fa a Parigi, ed è una macchina che poi avete successivamente presentato ufficialmente a Host 2023. E per il 2024 cos'altro dobbiamo attenderci oltre alle nuove eventuali macchine? Allora, naturalmente l'azienda continua nella produzione di macchine, nella ricerca di prodotti che soddisfano le esigenze di un operatore professionale. Prodotti made in Italy 100%, però di quel made in Italy l'80% viene prodotto da aziende del territorio. Noi siamo presenti, abbiamo sede nella provincia di Lecce e abbiamo creato un distretto di filiera dove tutta la componentistica e i servizi che servono per la produzione delle macchine a caffè vengono prodotti sul territorio, quindi un valore aggiunto che rimane sulla nostra terra, che rimane in Italia e rafforza quella che è la propensione e il carattere dell'italianità e di noi imprenditori italiani che sappiamo fare bene le cose, fatte bene, con gusto e anche con passione. E questo è anche il vostro segreto. Voi Spinelli sapete fare bene le cose e le sapete fare talmente bene che ormai l'azienda è diventata troppo stretta per voi, è così? Sì, diciamo che i nostri clienti hanno apprezzato nel tempo la nostra offerta, la qualità delle macchine, l'innovazione, la ricerca, anche il servizio post vendita è un servizio efficiente, però abbiamo in questo momento avevamo dei limiti di spazi, avevamo uno stabilimento che ormai, seppur nuovo, tu lo conosci molto bene, seppur nuovo è diventato uno stabilimento piccolo per le nostre esigenze e quindi stiamo per completare il nuovo stabilimento che si sta realizzando a 1 chilometro di distanza, quindi siamo molto vicini, dove si realizzerà da settembre la prima fabbrica intelligente per la produzione di macchine da caffè. Ce ne parla a questo punto uno dei tuoi principali collaboratori, Mino Fiorito. Mino Fiorito è responsabile operativo della Spinel SRL. Mino, allora vieni qui da quest'altra parte, vieni qui. Scusaci Cesare, ti sostituiamo giusto un attimo con lui, vieni vicino a me Mino. Allora spiegaci in 3 minuti quali sono le caratteristiche di questa nuova sede. Questa nuova sede andrà ad efficientare tutti i vari processi di Spinel SRL all'interno della produzione delle macchine del caffè. Questa azienda, focalizzata nel ottimizzare tutti i flussi e tutti i processi, andrà a demandare tutti i processi non a valore aggiunto per la produzione delle macchine e per la loro importanza a processi produttivi automatizzati, tra cui uno per esempio che stiamo andando a integrare in questo periodo sono tutti i magazzini automatizzati in cui tutta la movimentazione merce interna e l'infralogistica verrà gestita da un VMS che è collegato direttamente al nostro gestionale.
Altri vantaggi che stiamo introducendo sono i collaudi sia delle macchine che delle sottocomponenti, che saranno tutti realizzati attraverso apparecchiature e dopo verranno anche controllati in fase di produzione. Tutta la fabbrica verrà integrata all'interno di un sistema a 360 gradi, quindi compresa anche la progettazione, in cui tutti i disegni di produzione e anche di fabbricazione della macchina arriveranno direttamente sulle linee con le informazioni. Quindi andremo a integrare tutto quello che riguarda il ciclo di vita del prodotto con la gestione logistica e anche con i controlli dei processi. E andremo ad efficientare sempre più lo stabilimento, concentrandoci principalmente sulla produzione di macchine, che sarà il nostro focus futuro, realizzandole tutte all'interno del nuovo stabilimento di Tuglie, creando quella sartorialità meccanica che i nostri clienti desiderano per mantenere un design e una produzione made in Italy sempre più efficiente e vicina al nostro cliente. È un piacere solo ascoltarti, ascoltare la descrizione di quello che è il futuro, che ci fai toccare davvero con le mani. Bravo, bene, benissimo, Mino. Grazie, Fiorito. Siete naturalmente invitati appena cominceremo a utilizzare il nuovo stabilimento, anche perché è un concetto molto interessante di cui l'azienda ne va molto fiera e anche tutti noi come dipendenti non vediamo l'ora di iniziare, anche perché sarà un fiore all'occhiello non solo nel panorama delle macchine caffè, ma mi auguro e mi esprimo in maniera personale anche a livello nazionale come modello di fabbricazione. Bene, e allora grazie Mino Fiorito, vieni qui Cesare, accomodati di nuovo con noi e salutiamo a questo punto, facciamo allora, il cambio. Andiamo, innanzitutto a presto saremo presenti anche a Trieste Espresso, quindi dopo Venditalia già ci rivedremo. E poi niente, le sfide continuano, l'azienda è proiettata al futuro e questo è un vanto sia per noi che diciamo siamo i titolari, ma soprattutto per tutta la squadra. E allora Cesare, io desidero ringraziarti per questa pillola di formazione e di informazione. Saremo presenti all'inaugurazione del nuovo capannone da 5.000 metri quadrati per la produzione delle vostre attrezzature. Nel frattempo ti ringrazio per la pillola televisiva. Grazie Fabio e arrivederci a presto ai nostri amici di Vending TV.